guarda che una bella rima hanno fatto, mica era offensivo. Ho sempre detto, sono a disposizione di parlare con chiunque. Loro vogliono fare gli striscioni e si divertono così. Ognuno si diverte come vuole. Vabbè, c'è sicuramente problema. Non le ha fatto piacere. Ma per la verità non ha fatto piacere a mio figlio più che a me. Però insomma, è che l'ha messo sotto casa sua, neanche sotto casa mia. Vabbè, ma comunque, non è un problema. Andiamo avanti per la nostra strada. Noi siamo per la serenità, insomma. Se gli altri hanno piacere a creare sempre dissapori, sono contenti di taccone, e portassero qualcuno che viene a prendere le quote di taccone, si fa da parte. Mica detto che deve essere per forza io il presidente. È facile, non è difficile. Il Pisa lo sta facendo, qualche altra squadra lo sta facendo. Chi si vuole comprare le quote, venisse qui. Venisse a farci una proposta, noi siamo a disposizione. Può darsi che viene qualcuno più simpatico, viene qualcuno più bravo, viene qualcuno che ha più soldi, viene qualcuno che può fare meglio. Siamo aperti a qualunque soluzione. Sabato non ci sono, dico prima, perché sono a Vienna per la manifestazione di Meo Vini, che fa ogni anno, e che è stata stabilita un anno fa. Sapevo sti fatti che c'era la partita, diciamo, con il Pisa, che era una partita, non è che a farlo apposta in un momento di difficoltà. Anzi, a me, quando si tratta di lottare, sono il primo lottatore. Sì. No, non mi spaventano le lotte, assolutamente. Quindi anche la contestazione per la lotta? No, io li pregherei, insomma, non fate contestazione, fatela quanto vengo io. Ma facesse la mia contestazione, non ci sono problemi. Quelli non sono contenti mica della classifica, e nemmeno non sono contenti di noi, quindi possono continuare fino alla fine del campionato. Per questa è una scelta loro. Fino a che siamo noi, le cose che decidiamo noi. Quando è vero qualcun altro, decide qualcun altro. Quando mai, Sentite, fate una cosa, voi siete giornalisti, andate a prendere l'offerta da qualcuno, portatela. Non voglio neanche discutere con gli altri, venite, portatemela voi. Quant'è la richiesta, Presidente? La richiesta è il minimo 6 milioni. È quello che ha chiesto il 100% della società? Certo. È una cifra ridicola, considerando che abbiamo 7 milioni e mezzo di giocatori nostri, non quotati da me, quotati da Star Market, non da Transfermarkt, nostri, di proprietà nostra. Abbiamo un titolo che pur avrà un valore, probabilmente, per me è un valore inestimabile, ma qualcun altro potrebbe dire conta poco il titolo che avete, però insomma, per me ha un valore incredibile. Insomma. Quindi ritengo che questa è la situazione. Assolutamente no, non c'è stata mai un'offerta di un euro da parte di nessuno. Certo, se non fa la mia contestazione, gradirei che la facessero quando ci sono io. Non per niente. Cioè. Ho le spalle abbastanza larghe per sopportarla. Ma per me non c'è niente. Cioè, non creiamo dissapori, per me dissapori non ne ho con nessuno. Sono gli altri che hanno dissapori con me, ma io ce l'ho con nessuno. Che ci posso fare? Quando tu ti vuoi fidanzare con una persona, e tu la vuoi e quella non ti vuole, che vuoi fare? Devi arrendere. Deve essere scambievole questa cosa, no? Certo. Io non ce l'ho con nessuno, assolutamente. Non l'ho mai avuto. Ho sempre parlato bene dei miei tifosi, dalla A alla Z. Ho sempre detto che sono meravigliosi, cioè, devo dire questo. Insisto, fino a quando è uno striscione che si fa nello stadio, si può fare e dire quello che si vuole. Ma in mezzo alla strada, francamente, mi sembra, come devo dire, almeno un po' indelicato, francamente, usando un termine gentile. Insomma. Questo è tutto, però. Nella vita ognuno fa quello che vuole poi. Avete segnato che non ci sto sabato? Avete segnato che non ci sto? Benissimo. Avete segnato che non ci sto, non per niente, perché è una cosa che è fissata un anno fa. Prego, accomodatevi. Grazie. Presidente, vieni. Presidente Abbotti, si accomoda. Sì. È sfattuta, però c'ho l'aereo di 2:20, l'ho perso. Cioè, Presidente, ancora penso che sia abbastanza lunga. C'è fiducia? C'è fiducia? Perdo l'aereo, io posso stare qua, cioè, ho piacere di stare con voi tutto il tempo che serve, ma devo arrivare in 35 minuti a Napoli. Tanto va. 120 secondi. Vi prego, ritorno fra una settimana. Allora, ovviamente ringrazio il Comune nella persona dei due assessori che ci hanno convocati, insieme ai tecnici miei e ovviamente del Comune. Come sempre, come tutte le volte, ho trovato sempre una grandissima disponibilità da parte degli enti del Comune,
a tentare di risolvere una situazione che probabilmente mal gestita o dagli organi di stampa o, scusatemi, o mal gestita da qualcuno che non vuole bene né al Comune né all'Avellino, cerca di mettere contro le due posizioni. Non abbiamo niente di contrapposizioni. Noi abbiamo fatto dei lavori, il Comune sta facendo delle valutazioni attente e accurate. I tecnici stanno lavorando insieme ai nostri per tentare di mettere a punto tutti i lavori fatti fino all'ultimo dettaglio, per evitare di avere problemi in comune da un punto di vista di un organo superiore o amministrativo. E noi ovviamente cercare di essere penalizzati il meno possibile rispetto ai soldini che abbiamo tirato fuori. Quindi c'è una grandissima sinergia, i tecnici stanno ancora lavorando perché abbiamo fatto i lavori nel 13, nel 14, nel 15, lasciando quelli del 2016 perché ovviamente non sono di competenza del Comune. Come sapete ci siamo noi presi la rogna o il piacere di fare un manto erboso nuovo e quindi evidentemente sono cose che ci hanno autorizzati a spese nostre. E lo sapevamo, sono stato io il primo a dirlo, perché ritengo che questo manto nuovo possa portare dei benefici in termini anche da un punto di vista prettamente tecnico alla squadra dell'Avellino e quindi inevitabilmente al Comune di Avellino, che ricordo a tutti, la squadra dell'US Avellino è di proprietà del Comune. La società gestisce una proprietà del Comune, lo ricordo sempre, quindi figuratevi se noi potessimo andare mai in disaccordo uno con l'altro. E quindi questa è una cosa che ho tenuto a precisare, ringrazio, insisto di nuovo, tutti i componenti che hanno partecipato a questo tavolo tecnico. Le valutazioni non saranno lunghissime, immagino poi no. I due assessori diranno quali sono i tempi tecnici per definire le cose. Il Comune, se dovrà dare un euro all'Avellino, lo andremo a ammortizzare sui prossimi canoni. Se il Comune deve dare un euro e le valutazioni dovessero uscire fuori queste, noi siamo a disposizione per onorare come sempre i nostri impegni. Quindi con grande tranquillità, con grande serenità. E quindi ringrazio voi di questa chiacchierata. No, nel dettaglio stanno uscendo i tecnici, stanno uscendo Tris, cioè non entriamo noi, io soltanto quello che ho speso io e il Comune, ma lasci stare quello che ho speso, insomma abbiamo speso una cifra notevole, una parte di questi soldi che abbiamo speso erano prettamente di origine dell'US Avellino. Faccio un esempio, i lavori di colorazione degli stadi, i lavori di sistemazione del numero dei posti ed altre cose, la pista e così via, li abbiamo fatti perché erano di competenza nostra e quindi quelli non sono ovviamente imputabili al Comune. Le altre cose stanno facendo delle valutazioni perché, come sapete, in Italia c'è qualcuno che dice che un certo capitolo di spesa va assegnato in partnership alle due aziende, Comune e società. Alcuni dicono che sono soli del Comune, altri dicono che sono soli della società. Quindi stiamo trovando una soluzione che sia accomodante per loro, per quanto riguarda, essendo una struttura pubblica sottoposta ad organi di controllo importanti, e a noi per cercare evidentemente di recuperare il maggior numero di soldini che abbiamo speso nell'interesse dell'iscrizione dell'US Avellino al campionato di Serie B e per il prosieguo di questo campionato. Mi auguro che questi sforzi ne valgano la pena e mi auguro che noi possiamo continuare a giocare in Serie B, perché questa è la cosa forse più importante che sta a cuore mio e sta a cuore di tutti quelli che stanno in questa stanza. Noi facciamo sempre riferimento ad un atto che è stato fatto fra le parti, perché quello che diceva il commissario era un atto unilaterale. Quello che abbiamo sottoscritto invece è un atto bidirezionale, quindi è un atto che stabilisce le condizioni fra un soggetto e l'altro soggetto. Ritengo, non vorrei essere smentito da quello che abbiamo fatto la discussione di oggi, il Comune è totalmente a disposizione per verificare attivo e passivo di questa situazione. Quindi su questo siamo assolutamente d'accordo, quindi credo che questa diatriba così cresciuta forse ad arte o forse da qualcuno che non vuole bene a tutti noi è una cosa veramente inutile. Si conosce che si può compensare, ma assolutamente non dobbiamo compensare, dobbiamo fare un conto. No, assolutamente, che è di pertinenza dell'Avellino è quello che è di pertinenza del Comune. Punto. Certo, questo è un punto di partenza. Questo è un grande punto. Perché dobbiamo, allora, siamo ancora fermi sulla fase gestionale. Bisogna capire i lavori, chi l'ha fatti, quando vanno. Cioè, gli assessori, scusi, assessore, questo non è ancora competenza. Gli assessori hanno competenza evidentemente politica. Entreranno in campo evidentemente in un secondo momento, dopo che i tecnici hanno fatto il loro lavoro e hanno trovato una linea comune e un interesse comune. Punto. No, non abbiamo fatto né passi indietro né passi avanti. Stiamo facendo una valutazione, perché evidentemente quello che è stato detto un anno fa da altre persone potrebbe essere non corretto.
Ecco, però era passata l'idea qualche giorno fa addirittura che l'Avellino potesse essere abusivo nello stadio Partenio. Ma questo non penso questo che nessuno l'abbia detto, penso anzi che oggi sia stato fatto un passo importante con un confronto con un confronto serio e con degli impegni produttivo, presi assolutamente produttivo, quindi cioè, non si è tornati indietro, ma anzi no, ma assolutamente. Dateci il tempo per verificare come, quando e perché, e andremo sicuramente tutti nella stessa direzione, cioè di chiarire una volta per tutte questa posizione per permettere poi all'Avellino di giocare nella massima serenità. Poi dobbiamo rivedere la convenzione. Pensavo stessi dicendo nella massima serie. Magari questo è anche un mio augurio implicito. C'è volontà di rivedere anche la convenzione. Certo, anche questa è una cosa, sì. Perché, scusi, voglio aggiungere una cosa che ha detto l'assessore, mi ha dato un piccolo assist in termini calcistico. Evidentemente le convenzioni scritte nel 2009 e nel 2013, tutte e due, sono state fatte sempre solo da dirigenti e mai da avvocati. Da quello che è venuto fuori oggi probabilmente, perché c'erano anche i legali del comune, che probabilmente i legali forse nostri e del comune si dovrebbero mettere intorno a un tavolo e vedere nei minimi dettagli tutto quello che viene scritto, perché a chiacchiere io posso dire quello che voglio, poi i fatti sono quelli che poi si evincono da scripta, gli scriptamanent, e quindi è necessario forse andare, non dico a rivedere, a riscrivere una convenzione che faccia stare tranquilli il comune, faccia stare tranquilli noi per il prosieguo di quello che succede, perché se dovessimo mettere a posto lo stadio, spendenato un milione, dovremmo stabilire bene le condizioni, chi le deve spendere, chi lo deve fare, come lo deve essere fatto, eccetera. Devo dire che contrariamente al 2013, questo ci tengo scusi a dirlo io tecnico, una cosa tecnica, non una cosa politica, io non sono politico, non capisco niente di politica, scusate. Nel 2013, non ve lo dimenticate, perché abbiamo questo problema? È meglio chiarirlo, perché noi siamo stati promossi in Serie B, esattamente a maggio, fine maggio del 2013. Il 20 giugno scadeva il termine ultimo per poter iscrivere la squadra al campionato di serie superiore, serie B. Abbiamo dovuto correre e fare probabilmente neanche tutte le procedure alla perfezione, perché non c'erano i tempi tecnici per poterli fare. Quindi noi tutti, io per primo, stiamo adesso tornando facendo un piccolo passo indietro per mettere a posto tutte le situazioni che non abbiamo avuto il tempo probabilmente di santificare. Questo è il motivo. Per il prosieguo non è successo più, perché i lavori fatti nel 2015 non c'è nessuna contestazione, i lavori fatti nel 2014 non c'è nessuna contestazione. Vi ricordo che nella nuova convenzione noi avevamo un debito nei confronti del comune nel 2013 di una certa cifra, ma non mi ricordo quant'è, a cui va sommato 14, 15 e 16 e devono essere detratte le spese che vengono riconosciute. Noi siamo la parte politica. Noi siamo la parte politica, per questo. La parte tecnica, allora vi ripeto. Questo è un fatto ancora gestionale. Non entriamo in merito, cioè in questo momento noi siamo qui col Presidente perché abbiamo fatto un discorso a 360 gradi, però i prossimi incontri saranno incontri tecnici per valutare fatti che esulano dal fatto politico, punto. Ecco, ma come mai non si è mai preso il Comune l'onere di fare questi tipi di lavoro e soprattutto se in futuro il Comune se ne assume la responsabilità dei lavori di un impianto di sua proprietà? Allora, come ha detto prima il Presidente, la convenzione potrebbe essere anche in un certo senso rivista proprio alla luce di questo peccato originale della manutenzione straordinaria, a chi spetta e a chi non spetta. Quindi in questo momento, ripeto, sono domande giuste, però non sappiamo ancora, non è che non sappiamo rispondere, ma noi da un punto di vista politico non possiamo rispondere, perché i calcoli li fa il mio settore di competenza, però non sono io il responsabile del mio settore di competenza, c'è cioè un dirigente che dovrà come settore lavori pubblici. Perdoni, abbiamo l'esempio del palazzetto, è stata fatta più o meno la stessa cosa, nel senso che il palazzetto è stato dato in gestione alla società sì, che attualmente è la Scanduna. Perché non viene fatto lo stesso anche dell'Avellino Calcio? No, posso aggiungere? Posso aggiungere. Sì. Non è detto che non venga fatto. Adesso, Ma ragazzi, domanda a chi era se, dovete fare la domanda giustamente. No, a chi era prima di loro, giustamente. Così chiudiamo. Sì. Noi è inutile parlare del passato, ora siamo qui sì, e stamattina è stata fondamentale, c'è un'apertura a 360 gradi a risolvere il problema. Siamo ad un punto in questo momento gestionale, passato questo punto saremo poi a vostra dopo disposizione per tutto il resto. In questo momento fateci lavorare, facciamo lavorare gli uffici, i tecnici per trovare la migliore soluzione possibile per
cittadinanza per la società e per la squadra della Velia. Ci sono dei consiglieri comunali, i quali probabilmente, quando abbiamo fatto i lavori, stavano a casa loro oppure stavano mangiando la pasta e fagioli, mentre noi stavamo lavorando per mettere a posto una struttura che potesse dare lustro a questa città, non a me, perché io non ho bisogno di lustri. Io casomai do lustro se vinco, oppure do schifezze se perdo. Questo è in campo sportivo. Quindi io non ho bisogno di lustri. Le procedure sono state queste. I miei tecnici, nella persona dell'architetto genovese, ha presentato al comune, per tutta una serie di incombenze che sono scaturite a dagli organi provinciali, quindi che ne so, Genio Civile, Vigili del Fuoco, Mico Pallini, eccetera, perché lo stadio doveva essere messo a norma per l'iscrizione al campionato di Serie B, dove le norme sono diverse rispetto a quelle della Serie C. Uno. Due. La Lega ci ha fatto delle prescrizioni, in più, oltre alla Lega, la FIGC ci ha fatto delle prescrizioni. Queste prescrizioni sono state tradotte dai miei tecnici in lavori documentali e quantificati. Questa era la cifra che noi abbiamo detto, questi sono i lavori da fare. Abbiamo interpellato 2-3 aziende, l'azienda che ci ha consentito di rientrare in quei numeri, perché ci sono aziende che hanno fatto dei numeri molto più alti di quelli che abbiamo presentato, è stata scelta l'azienda che ha fatto un compromesso fra prezzo e qualità che fosse consono al progetto presentato, perché io se presento un progetto di 750.000 euro e poi dico al comune ne ho speso 1,5 milioni, quelli mi prendono e mi cacciano a calci fuori, a calci nel sedere, mi cacciano fuori. Quindi siamo rimasti in quel budget di spesa. Abbiamo affidato i lavori come giusto che fosse e quelli sono la rendicontazione delle fatture, degli importi pagati con bonifici e con assegni, sono all'evidenza di chiunque. Quindi so che c'è anche qualcun altro che sta qui all'ex piazza d'Armi che si è interessato di questo. Quando vogliono venire ad Avellino a vedere le fatture, i bonifici, gli assegni e gli effetti, non mi vergogno di dirlo, cosa che non ho mai fatto in vita mia, l'ho fatto per il calcio, perché abbiamo pagato tutto anche in un lasso di tempo un pochettino più ampio di quello a vista. Abbiamo fatto questo, quindi noi abbiamo fatto tutto nella perfetta regola. Che poi il comune questi soldi ci dice non sono tutti riconoscibili, è un fatto tecnico che dovevano decidere i tecnici, non lo decido io. Io posso dire solo che io ho tirato fuori i soldi fino all'ultimo euro di quelli che erano previsti nel progetto. Insisto, il progetto è stato approvato dalla commissione prefettizia, dove c'era il vicario, dove c'erano i vigili del fuoco, dove c'era la polizia, c'era il comune, c'erano tutti, dall'A alla Z. Quindi anche qualcun altro che ha detto hanno fatto i lavori senza essere autorizzati è un'altra bufala che bisogna smentire in piena regola. Quindi abbiamo lavorato in perfetta simbiosi. Il Presidente Abbott è stato un discorso probabilmente veramente politico-gestionale, perché non crediate che quello che viene detto qui ad Avellino si fermi qui. Perché quello che viene detto ad Avellino rimbalza in federazione, rimbalza in assemblea di Lega, rimbalza nei confronti delle altre società, e quello che noi scriviamo a bilancio, se non fosse vero quello che dico io, potremmo correre anche il rischio di avere una mancata iscrizione al campionato, perché presento un bilancio ben preciso, dove ci sono crediti e debiti. Se domani dovesse venire fuori che quello che ho scritto io non è vero, fosse falso, lui questo ha detto, fate molta attenzione su quello che andate a verificare, perché non ha detto a favore dell'Avellino o a favore del Comune, il Presidente Abbott è stato molto neutrale, ha detto io sono qui semplicemente per dirvi fate le vostre valutazioni tecniche, prendete le decisioni in comune accordo e andate tranquilli d'amore, perché insisto, io rappresento l'Avellino, ma l'Avellino è la squadra di questa città, non è la mia squadra. Grazie. Grazie.